Asiago, le 3.30 del mattino. Comincia la giornata tipo del più forte giocatore italiano di hockey su ghiaccio degli ultimi 30 anni. Lucio Topatic, professione panettiere. 1000 partite di campionato con 7 scudetti, 245 presenze in nazionale con 4 Olimpiadi, poi un giorno... Un giorno, scherzando con mia cognata, mi fa: ma perché non fai il panettiere? Io ho detto: ma non conosco nessuno per poter... che mi insegni questo mestiere. Il primo aggancio, un laboratorio nel veneziano. Partivo all'una di notte per andare giù in questo panificio, e ci volevano circa due ore per arrivarci. Stavo lì a vedere, un po' aiutavo, e fino alle due tornavo su, andavo a fare allenamento, poi andavo a giocare, e così l'ho fatto per un anno. E oggi? Inizio a lavorare alle 3:30, lavoro fino alle 10:11, vado allo stadio, mi alleno, poi vado a fare riposino, seguo i bambini e poi ritorno allo stadio per fare il secondo allenamento. Ecco. E senza contare le trasferte, che quando torno per esempio l'una o due di notte vengo direttamente a lavorare, perché dormire un'ora non ne vale la pena. Un primo innamoramento per il salto con gli sci, poi a 13 anni la folgorazione per l'hockey. Il primo Topatic è un ragazzo senza grande talento, ma con un'enorme forza di volontà. Mi sono fatto prendere un sacco di cemento, mi sono costruito i pesi e poi mi ricordo che mi ero fatto un giubbotto con i pallini, quelli di piombo, e pesava sui 8-9 kg. E io due volte al giorno prendevo questo giubbotto da casa della mia mamma, andavo fin cima al monte e tornavo giù. Infatti mi sono preparato bene fisicamente, forse per questo sono arrivato a giocare fino a 43 anni. Questi sono i primi pattini che ho usato, che mi aveva dato la società del Hockey Club Gaglio. Erano un po' grandi, difatti per usarli dovevo mettere 5-6 paia di calze. Dopodiché mia mamma, vedendo che l'hockey proprio c'aveva nel sangue, rinunciò a uno stipendio dei suoi per potermi comprare i pattini. Ecco. Quasi 700 gol in carriera, ne sceglie uno, Monaco di Baviera, mondiali del 93. Quello fatto alla Russia, il 2-2, è una partita molto, molto tirata, e poi dopo anche perché la Russia insomma vinse il mondiale quella volta. Ecco, quindi... Ne ha date e ne ha prese come si conviene ad un hockeyista, e quella volta a Bolzano... Ricevete un colpo dal portiere col guantone, presi 15 punti di sottura, niente, mi hanno portato via subito con l'ambulanza all'ospedale. C'era l'autista, dicevo: corri che devo tornare. E allora sono arrivato all'ospedale, volevano togliermi i pattini per potermi cucire. Ho detto: no, i pattini devo tenerli. E allora con la barella sono entrato dentro in pronto soccorso, mi hanno cucito e poi sono ritornato e ho fatto due gol, ho preso il miglior giocatore della partita quella sera. Soddisfazioni tante, rimpianti pochi, anche se il conto in banca è difficile allungare il conto in banca, ecco. Infatti anch'io a 37 anni ho dovuto tirarmi sulle maniche, scegliere un'attività giusta, fare sacrifici per poter garantire alla mia famiglia un qualcosa dopo, ecco.